Amici di Cittadiniano, ancora una volta in Villa Comunale, questo stupendo polmone verde che ci invidiano in tanti, parliamo di bambini. Ancora una volta ci fa tanto piacere, una manifestazione che si protrae nel tempo e nelle settimane, in estate ma probabilmente anche in inverno, ne parliamo diffusamente con l'assessore Mario Manganiello. Allora, per un giorno, cosa accade oggi? Allora, oggi stiamo facendo un laboratorio all'interno dell'estate arianese dei bambini per fare un gioco. Lo scultore di queste magiche sculture in cartapesta, Roberto Capone, è venuto da Roma per fare questo laboratorio, appunto per stimolare la creatività dei ragazzi. Si stanno divertendo, vediamo che si stanno divertendo. Mi pare che le immagini parlino da sole, insomma, questo è un continuo di quello che si sta facendo nell'arco dell'estate. Sì, è un continuo. I ragazzi stanno facendo un bel programma di estate per i bambini, con dei laboratori di filosofia, laboratori di lettura, laboratori di yoga, cineforum per i bambini. Abbiamo pensato di offrire appunto ai bambini anche un'estate, diciamo, alternativa tra virgolette, un'estate che li coinvolga in attività interessanti. E mi pare che il successo vi stia dando ragione, insomma, tanti bambini, tante mamme, tra l'altro, quindi la cosa è bella, importante, che rifarete sicuramente nel tempo. Sicuramente, noi già l'anno scorso avevamo iniziato con alcuni laboratori, grazie a Francesco Raffaella avevano iniziato con i laboratori di filosofia e delle fiabe. Quest'anno abbiamo allargato l'offerta, infatti tutto il mese di agosto, tutti i giorni c'è un'attività dedicata apposta ai bambini, e contiamo sempre di farla crescere e di continuare su questa onda per offrire ai bambini un'estate alternativa e per impegnarli in attività che stimolano anche la loro crescita in qualche modo. Il cardine principale di questa giornata è sicuramente il maestro Roberto Capone. Intanto, maestro, ha dato un po' di azioni a questi ragazzi. Eh sì, questo è un laboratorio appunto di azione, dove il fare è la cosa principale. E la libertà di dipingere, cioè un bambino libero di dipingere è un bambino felice, non è una frase mia, ma è azzeccatissima, perché questo laboratorio l'ho scoperto per caso e non ci credevo neanche io le prime volte che l'ho visto, ma è sempre diverso, ma sempre un po' uguale. Dove più di tante altre cose, maestro, questo stimola i ragazzi, perché vedono i colori nel modo di muoversi, la collaborazione insieme. Sì, a volte è difficile la collaborazione, a volte bisticciano, io cerco di dargli delle impostazioni per non farli litigare, di farli dipingere tutti insieme, però in effetti sì, insomma, c'è questa fame di fare, no? Perché è raro in un mondo sempre più virtuale il fare delle cose con le mani, no? E quindi è uno. Li equalizza insieme. Senta, maestro, questo lo fa pure spesso in giro, noi sappiamo che è spesso a Roma, ha fatto questi laboratori. Sì, è tutto nato per caso circa 2 anni fa. Ma per noia io stavo costruendo un animale di cartone nel mio ex negozio di giocattoli, e da lì ho visto che rispondeva, tutti passavano, dicevano che erano belli, da lì sono nate le prime idee, i primi contatti, e poi ho chiuso il negozio. Poi, tra virgolette, io dico, è molto semplice, perché sono sagome di cartone che lei crea sugli animali in generale. Sì, i cartoni animali, infatti li chiamo, è tutto molto semplice, non è una cosa complicata, non ci sono troppe regole. No, diciamo di no, insomma, direi proprio di no. Va bene, maestro, noi la ringraziamo e speriamo di incontrarla ancora magari qui ad Ariano. Speriamo, grazie.